mothers and daughters, the offspring of wisdom. Ve la propongo stasera, che è praticamente nuova. Si chiama golf, non nel senso di macchina, neanche di maglione, ma nel senso di sport. Praticamente la situazione è questa qui. Qui c'è lui che arriva, questo qui è un parco, no? Questo qui è lui e questa qui, hop, è lei. Sembrano uguali, ma c'è una piccola differenza che non vi sto... Brava. Allora lei sta mettendo la pallina, sta giocando a golf, lui la guarda e dice magari si girasse questa qui, pazzesco, io amo già. In realtà lei non gliene frega, cioè non lo vede neanche. Tira la pallina, lo becca qua e diventa cieco. Praticamente la storia è questa. C'è poco da ridere, perché se ti becca una pallina qua non ridi, te lo giuro sui Bee Gees, veramente. Allora, occhia rivista. Ti amo e non lo sai, mentre ti allontani. Ti amo e non lo sai, ti amo e non lo sai. Quando comincio, tremi e sei preoccupata. Ma che bella vita a fare, la donna innamorata. Ma tu hai grilli per la testa, tu sogni di scappare. Dai, fatti una doccia e non ci pensare. E ti amo e non lo sai, ti amo e mi avvicino. Ti amo e non lo sai, mentre ti allontani. Ti amo e non lo sai. Puoi fermare il tempo, un'attrice gira il mondo, un'attrice deve recitare, tu con me fai le prove, quando hai i capelli da asciugare. Ti amo e non lo sai, ti amo e mi avvicino, ti amo e non lo sai, mentre mi allontani. Ti amo e non lo sai. Ti amo e non lo sai. Ti amo più non posso. Ti amo e non lo sai. Che sono ridotto all'osso. Ti amo e non lo sai. Mi sono messo in una posizione che mi potesse vedere bene, però questa guardava dietro. Allora una volta l'ho beccato e ho detto: senti, vieni a mangiare una pizza con me. Lei mi ha detto no. A quel punto lì non so più cosa fare. Lei mi ha detto: possiamo vederci dopo. Dopo meglio che andare a mangiare la pizza. Prima si risparmia, secondo magari succede qualcosa. In realtà non è vero, non è vero, non è vero, è verissimo, non è vero, è verissimo. Questa qui è roba di K, diciamo dopo. E nel senso che è sua proprio. No, 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 è venuta così, non era una battuta. Io non so cosa voglia dire, però fa sempre. Perfetto. Allora, praticamente riesco a portare questa qui in un locale. Andiamo, questa qui era anche molto carina, devo dire. In questo locale con luci un po' soffuse, e a un certo punto c'è un raggio di luce. E questa praticamente, scusa un attimo, Pino, ok? No, perché sto parlando con quello là in fondo, facciamo la gara. E niente, questa si trasforma lentamente in mia zia, cioè eravamo seduti e ho scoperto una sua espressione che era tipica di mia zia Giulietta. Ora, c'è tacchinare una che minuto dopo minuto diventava sempre più mia zia, era un problema. Non so se voi ci riuscite a tacchinare vostra zia, io no.
non potevo neanche tentare di baciarla, l'avrei baciata sulla guancia, perché so come stava mio cugino. E l'unico divertimento della serata alla fine era guardare un moscerino che stava annegando dentro il caffè. E l'ho anche bevuto dopo. Allora dunque, io ho fatto una canzone che giustamente uno ha già detto Ivo, ok, devo spiegare a qualcun altro. Allora, quest'inverno ero in macchina e a un certo punto sento in una radio in Trentino uno che dice: questa qui è la canzone contro l'AIDS, di gente famosa, me la sento e non riconosco neanche uno di questi qui, ma sarà famoso in Trentino, non l'ho mai sentito. Per di più la cantavano in inglese, già l'AIDS è un casino, più se uno te lo spiega in inglese non ci capisci già più niente. Da lì era nato così l'idea di fare una cosa del genere. Poi siccome guardo la TV di notte, guardo perché dalle 3, dalle 2 e mezza alle 5 di mattina c'è poco in televisione, c'è la Maurizia, che brutti maiali guardate anche voi, perché, eh? O uno dice la Maurizia, non è che dice la Maurizia chi, la mia amica, no, la Maurizia, tutti sanno che tutti guardate la Maurizia e comprate anche le videocassette, lo so. È per quello che sei qua. Lo so, io faccio promozione sempre lì, infatti. Allora, parlo a Maurizia, le inchieste del mobilificio Semeraro, non so se qui arrivano. Le inchieste convenienza mi piacciono moltissimo, vedere questi che vanno a prendere col pullman in Svizzera, che vanno in albergo, che non ha mai visto un albergo, questi qua. E ogni tanto mi capita di vedere la pubblicità dei preservativi, che già... Ma voi li usate a proposito? Silenzio tombale. Cioè, non ho detto una parolaccia, preservativo, cioè... No. Vedo dei cerchietti rossi in mezzo, maialoni, tentano tagliarvi comunque, no, comunque di questi tempi ragazzi bisogna usarlo, cioè io non lo uso, però usatelo voi così io non posso andare tranquillo. Allora, il problema è un altro, cioè uno guarda, già un casino mettersi un preservativo, cioè non so se voi ci avete mai provato, è un casino, perché tu sbagli, lo metti sul naso, non sai come si srotola, e quando uno vede, io infatti per quello ho fatto quella canzone, e quando uno vede la pubblicità di un preservativo ci capisce ancora meno, perché vedi una mela, che uno che mangia la mela dice forse lo devo mettere sulla mela, un casino. Allora a questo punto mi sono messo nei panni di un preservativo. Cosa direbbe di sé un preservativo? È venuta fuori questa canzone veramente ignobile che si chiama Il mio nome è Ivo. A questo punto uno capisce. Che vergogna, vedete mia madre. Ah, per fare questa canzone devo fare anche la faccia da preservativo. Più o meno l'espressione. Dunque, mi chiamo Francesco Baccini, sono da Genova al 41060, bla bla bla, sono figlio unico con una sorella a carico, praticamente è nato tutto di qua. Amo Samaranti alla chitarra, Stefano Romina Cappa al basso, e Gianni Fantus alla batteria. Sono figlio unico e odio la domenica, suonicchio la melodica così, pipi, 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 pipi. E sono figlio unico pur di madre vedova, magari un po' nevrotica come me.